Ciao ragazzi, bentornati. Eccoci nuovamente nel mio bagno per un'altra sbarbatina in compagnia. Oggi ho pensato a un set un po' particolare. Oggi io voglio utilizzare il Mule Rocca, ultima versione in commercio, rasoio della costruzione perfetta in acciaio e non ne vedo moltissimi utilizzati in giro. È un rasoio un po' particolare che richiede un po' di chiamiamola esperienza, mano delicata perché ha una bella profondità. E oggi vado a mettermi alla prova. Vado a abbinare appunto il Mule Rocca con una lametta che non amo particolarmente, la Feder. Vado direttamente ad armarlo. Lo armiamo insieme. Voilà. Vediamo se riesco a farvi vedere. Purtroppo la fotocamera del telefono ha i suoi limiti. Bel gap. E anche una bella esposizione. Diamo un'occhiata. La lama perfettamente allineata. Rasoio armato. Omega 81 in setola. Vado a mettermi alla prova anche con questo perché su barba quotidiana preferisco il Silvertip, un tasso, un sintetico molto morbido, ma sono riuscito a rodare per bene questo piccolo Omega 81, economicissimo, fantastico. All'insegna dell'economia, oggi andiamo a utilizzare la Noxzema. Questa crema da barba in tubo. Trovate in una catena diciamo, di forniture per la casa a un prezzo allucinante. Presi vari tubi di questa crema tempo fa a nemmeno 1 euro, quindi non potevo farne a meno. Poi questa crema è stata una delle prime creme che ho utilizzato quando ho scoperto la rasatura tradizionale. L'ho utilizzata per circa un annetto. Profumazione che a me fa impazzire, è molto particolare, cioè io ci sento uno speziato, a descrizione mia è un po' difficile da capire, una crema, come se una specie di crema pasticcera con zenzero, cannella e ci sento anche dei chiodi di garofano, molto particolare. Messa in ciotola e l'after lo vediamo dopo. Vado a sciacquare un attimo il viso e arrivo. Oggi mi metto alla prova perché, come al mio solito, ho una barba giornaliera e il rasoio è molto efficace, quindi ho barba di 24 ore e mi sono svegliato stamattina con questo brufolo, ma non mi interessa. Volevo girare questo video e lo giro lo stesso, quindi se in questo punto salta o vado a danneggiarlo, peccato. Non vado a nascondermi, anzi. Mostriamo tutto. Sto iniziando il montaggio in ciotola intanto. Questa crema ne vedo poche in giro. Non so se sia uscita in realtà di produzione, ma ha un rapporto qualità-prezzo imbarazzante, veramente, perché è veramente, veramente buona. Merita tantissimo.
Ho incorporato bene la crema e, a differenza del mio solito, vado direttamente, io procederei in viso. Andiamo a finire il montaggio in viso con questo omeghino tenuto a bagno da ieri sera. Quindi crema molto economica oggi, vegetale, perché oggi appunto mi metto alla prova. Voglio vedere un attimino con uno strumento molto efficace, con dei prodotti diciamo da banco, molto più economici, cosa riesco a combinare. Perché ultimamente, diciamo, io sono molto appassionato di saponi americani, quindi vado per dei tallowati in cui trovo tantissima protezione e mi danno veramente delle sbarbate sulla mia pelle super. Allora, andiamo ad aggiungere un po' d'acqua. Andiamone ancora, va? Tanto. Allora, il pennello si è ammorbidito tantissimo rispetto a quando l'ho comprato. Ce l'ho da circa un anno e mezzo, non è tantissimo. Preso perché sul gruppo, su Montefeltro, è tornato, diciamo, c'è stata una riscoperta dell'omeghino grazie a Montefeltro, dai. Dai, è un pennellino economico, onestissimo, fa il suo lavoro. Vado a dare qualche altra goccia. Montaggio denso, come piace a me. È idratato. E mi fermo qui perché altrimenti vi tengo mezza giornata solo per fare un montaggio, quindi vediamo cosa succede oggi con il Rocca e le Feather. La metta che non amo, come dicevo, perché la sento molto ruvida sul mio viso, non mi dà quella usarla non mi dà, non mi soddisfa, non mi dà quella sensazione che mi danno altre lamette. Però proviamo. Allora, vado a appoggiare qui, poi eccoci qua. Do una stemperata nuovamente alla crema, così la tengo pronta per la seconda passata. Mettiamoci un po' d'acqua. Questa crema è più indicata per il periodo autunno-inverno, perché è uno speziato, una profumazione un po' calda. E qui da me questa mattina temperatura abbastanza fresca, quindi mi sono svegliato e ho detto mettiamoci alla prova e andiamo. Allora, vado a bagnare il rasoio e partiamo. Andiamo verso del pelo, vediamo cosa riesco a combinare oggi. Rocca e Feather. Guardate la basetta come l'ho staccata nettamente.
Oggi devo andare cauto. La metta che sento il giusto. Il rock è un rasoio che te la fa sentire come la metta, però mi sta dando una bella sensazione. Sto andando naturalmente con una mano non leggera, di più. Sto andando con una mano proprio di più. Mamma mia. Profondissimo. Io lo risciacquo senza problemi, addirittura sciacquo direttamente nel lavandino dove ho lasciato l'acqua calda, perché su internet molte volte ho letto dei commenti in cui dicono che è un rasoio che si intasa o che non ti dà un risciacquo a dovere della testina. Io sinceramente non ho mai riscontrato questa problematica, anzi sono trovato sempre benissimo. La bolla è ancora salva, quindi andiamo di seconda passata. Anche su questo sapone a volte ho sentito dei commenti un po' contrastanti. C'era chi lo decantava e chi lo reputava un sapone molto scarso di protezione. Io sinceramente mi sono sempre trovato bene, anche da veramente i primi utilizzi. È un sapone che ho utilizzato in un modo allucinante, ne ho fatti fuori 3 o 4 tubi. Una volta ero in trasferta in Abruzzo e mi trovavo a passare in questa catena di fornitore per la casa che dicevo prima. Vado lì vicino alle casse per pagare, ho fatto un po' di spesa e vedo nell'angoletto un cesto di metallo dove in genere ci sono le offerte del giorno. Vado lì, mi avvicino perché vado sempre a curiosare e vedo Noxzema offerta. C'erano questi tubi immacolati senza essere neanche minimamente danneggiati né altro, al prezzo di, se non sbaglio, 92 o 98 centesimi. Io mi sono fiondato e ne ho presi, non mi ricordo se 4 o 6. Praticamente la cassiera mi ha guardato e mi ha detto: questo non sta bene. Però come faceva a non prenderla, dai. Nel frattempo guardate che montaggio mi sto uscendo. Denso. Questo mi dà una grandissima protezione, come piace a me. Vado a dargli acqua, da come vedete chiede acqua questo sapone, io gliela do senza paura. L'omighino sta lavorando alla grande, sta facendo il suo. Non punge, morbido, come piace a me. Io con la mia pelle, quando inizio a sentire dei pennelli che pungono o della sensazione di ispida in faccia, non la gradisco particolarmente, anzi, diciamo, spesso mi irrito. Una volta addirittura per fare una prova con un pennello mi sono
dovevo fare una bella sbarbata, in realtà non avevo iniziato nemmeno con il rasoio, già ero già irritato, quindi fantastico proprio. Partiamo con la seconda passata, andiamo a fare un obliquo e un po' di contropelo zona collo. Scaldo nuovamente il rasoio e partiamo. Mano leggerissima. Qui vado piano per non far saltare il brufolo. Andiamo di traverso. Mamma mia, una profondità fantastica ho riscontrato qui. Qui, guancia, mamma mia. Mano sempre più leggera. Io qui mi sono pizzicato, ma... Cioè, mi sono pizzicato dove non c'è la barba. Io inizio da qui in genere. Fantastico, però. Con le feather è immancabile un... un red point. Allora, io come al mio solito sarei a posto perché la pelle è rilassata, non ho problemi, ma oggi faccio una cosa che non faccio quasi mai. Vado a fare un'altra passata ancora e addirittura oggi ci provo un contropelo. Vediamo cosa... Oggi proprio vado a testarmi al massimo. Sapone economico. Credo che lo vedete, sto facendo un lavoro alla grande, quindi a volte va a significare che sì, il prodotto costoso di nicchia ci sta, come ci sta anche il prodotto che si fa pagare perché dentro ha degli elementi un po' particolari e a volte anche io stesso trovo beneficio da determinati marchi, ma... dico sempre ultimamente, uno volendo la barba la fa con tutto. E oggi questo video infatti era per dimostrare che anche con un rasoio abbastanza spinto e aggressivo come il Rocca, considerando sempre la mia relativa esperienza, con una lametta ostica per me, anche per altri molto affilata come la Feather, rigida, molto rigida e affilata, due passate le ho portate a casa alla grande. Io sarei a posto, sto facendo una terza passata giusto per veramente per test. Vediamo veramente cosa riesco a ottenere. Spero di non irritarmi perché la mia pelle non è abituata al contropelo, però proviamo lo stesso. Allora, vado un attimino a dargli acqua perché è talmente denso. Poi io amo i saponi tallowati, quindi diciamo non sono nel mio terreno preferito, ma con questo sapone, con la Notizema, veramente, cosa vogliamo dire? Cioè, dico, ultimamente parlavo con i miei amici e dicevo, i saponi tocca saperli usare, i saponi, ma anche i rasoi, anche gli strumenti. Il Rocca è un rasoio... secondo me è ostico, nel senso, non è a volte
ho visto che molti utenti che l'hanno utilizzato non si sono trovati subito. Non è molto intuitivo, però se lo si apprezza, se si inizia un attimino a utilizzarlo, a provarlo, a fare dei test, dà soddisfazione, come me la sta dando adesso a me. Comunque, terza passata, guardate quanto sapone c'è ancora. Ok, proviamo un po' questo contropelo, cosa che io non faccio quasi mai. Allora, faccio vedere il rasoio che è perfettamente pulito. Acqua calda, nonostante non hai fori di uscita, però io non ho queste, non ho problematiche. Allora, vediamo un po'. Qui riandiamo a salire. Pazzesco. Sono veramente stupito. Non lo faccio quasi mai il contropelo, ma mamma mia, sono arrivato a una profondità pazzesca. Certo, non è una profondità che molti cercano, ad esempio, che riescano a ottenere con R41, ma cavolo, per la mia pelle, per come sono abituato io a fare la barba tutti i giorni, non mi sono tagliato, non ho fatto saltare neanche questo brufolino, quindi è andata alla grande. E qui mi sono pizzicato dove non c'è la, cioè dove non inizia la barba, ma vabbè, ci sta. Ci sta, vado a sciacquarmi con acqua fredda e arrivo. Allora, eccomi. Mentre mi sciacquavo, controllavo, sono perfettamente liscio. Peccato solo che mi sono svegliato con questo brufolo qui che comunque non l'ho fatto saltare, quindi è andata alla grande con uno strumento bello spinto come Rocca. Rocca e Feder, un'accoppiata direi micidiale, ma dai che me la sono cavata. Post pelle morbida, mamma mia. Oh, nonostante non sono abituato, non mi lamento assolutamente, arrivo. Chiudiamo con l'after Nomad della Razorock. Ho scelto questo perché anche questo comunque è un prodotto, dai, relativamente economico, si trova intorno ai 10 euro, però è un prodotto di qualità già secondo me medio alta. Profumazioni belle spinte, raffinate. Questo è fantastico. Come profumazione speziato, ho trovato delle assonanze e l'ho voluto abbinare alla Noxzema. Ho detto proviamo. Andiamo con un mega splash di quelli industriali miei. Voilà. Wow.
buono. Bruciore pochissimo, solo qui dove ho questo brufolo. Mamma mia, buono. Buono, buono, buono. Ancora, piacciono troppo a me. La faccia della pelle è delicata, proprio after alcohol, vai. Sono veramente contento perché mi sono messo alla prova oggi ed è andata alla grande. Mamma mia, non sono abituato a sentire liscio anche a salire, incredibile, BBS totale oggi, mamma mia. Anche qui che non ho, qui non sono andato in realtà proprio a spingere, anzi, mamma mia, grande. Ragazzi, io vi saluto. Diamo una... Oh. Si sente adesso il mentore che esce dall'after. Mamma mia, fantastico. Continuate a seguire il gruppo, ragazzi. E seguite i nostri video da veri e propri appassionati. E ci vediamo su Montefeltro. Ciao, ragazzi.